Allora, siamo ai laghi di Faldo, presso Montone. Andremo a vedere alcune delle strategie di pesca nei carpodromi, pesca veloce e corta. Siamo con Nicola Bernasconi per il momento. Vediamo un pellet feeder montato con un finale molto corto. Da Andiamo 10 all'innesco, centimetri. 10 centimetri. Andiamo all'innesco. Tre bigattini belli vivi e appena pinzati. Perfetto. Carichiamo il pellet feeder con una piccola pallina di bigattini incollati e andiamo al lancio. La canna va immediatamente al suo posto. E la ferrata. Eccoci qua. Vediamo come ha mangiato in punta. Torniamo velocemente ad effettuare le medesime operazioni. L'innesco va bene, ricarichiamo il pellet feeder, lanciamo con il blocco nello stesso posto. E attendiamo la mangiata. Prima carpa della giornata. Ecco canne corte da 11 piedi sono da preferire proprio per la velocità di pesca e quindi la maneggevolezza dell'attrezzo. Abbiamo visto che le mangiate non sono molto secche e sicure. Andiamo quindi ad incollare maggiormente i bigattini in modo che escano in maniera un po' più lenta dal pellet feeder e la nostra azione di pesca si possa prolungare per qualche istante. Adesso siamo con Gregorio Giovagnoni e andiamo a vedere un'altra tecnica. Sempre pellet feeder, ma innescando del pellet e riempiendo il pellet feeder di pellet. Vediamo l'anellino classico dell'innesco. Riempiamo il pellet feeder. Andiamo al lancio.
Anche in questo caso lancio molto vicino, canna subito imbanchettata, vetta radente all'acqua. E attendiamo la mangiata. Che arriva repentina. La ferrata è immediata, anche in questo caso canne corte, maneggevoli e molto veloci. Pellet e micro boilers di vari colori ed aromi. Cambiare l'innesco, specie dopo alcune ore di pesca, può risultare fondamentale, specialmente per quanto riguarda il colore. Colori molto vivaci a volte fanno la differenza. Vediamo ora il caricamento di un altro attrezzo molto utilizzato in carpodromo, il benjo, che rimane piatto e fornisce, diciamo, una sorta di scodella per la mangianza del pesce. Vai Gregorio, facci vedere come si carica. Inseriamo l'innesco subito. Inseriamo l'innesco all'interno del benjo e poi andiamo dentro. Pressarci pelle in questo modo. Perfetto. L'innesco può essere effettuato anche tramite un mold che tu non utilizzi, sì, vero? Che è una scatolina che facilita, esatto, appunto l'inserimento del pellet. Del pellet. Perfetto. Il lancio, sempre una decina di metri da riva. La canna va immediatamente messa in tiro. In questo modo il pesce, andando a mangiare il pellet sopra il benjo, troverà per forza di cose l'amo e quindi l'esca. Il pellet chiaramente va bagnato ed ammorbidito per essere poi inserito all'interno del pellet feeder, altrimenti non resisterebbe al lancio. Un carasso e l'esca sempre montata sull'anellino. Che in questo caso andiamo ad utilizzare del pellet all'interno del pellet feeder di due misure diverse. E andiamo ad effettuare un lancio sotto mano nell'immediato sottoriva, chiaramente pescando lateralmente rispetto alla propria postazione. La canna, come sempre, è radente alla superficie.
pesca viene effettuata con fili decisamente sostanziosi, quindi anche il recupero è abbastanza veloce. A cosa servono le due nasse? Perché all'ultima gara, a fine gara, una ho rotta per troppo pesce, quindi ne ho messe due. Di solito servono a dividere il pesce, le carpe dal resto del pesce. In questo caso, per la quantità di pesce che viene catturata nei carpodromi. Intanto andiamo a modificare l'innesco che viene effettuato sulla rig. Si ricarica il pellet feeder, e si lancia. Nei carpodromi anche la pesca nell'immediato sottoriva
può risultare decisamente ottima, specie per la cattura di esemplari di taglia come questo. Una bella carpa specchi. Vediamo le fasi dell'innesco. Un micro pellet nell'anellino, inserito nell'anellino. Andiamo a caricare il nostro pellet feeder con i pellet. Leggera pressione, lancio sotto mano. In questo caso non viene utilizzata la frizione ma l'antiritorno. In questo caso l'esca viene inserita all'interno del pellet feeder. Il lancio sotto mano vicino a riva. È quasi immediata. In questo caso la frizione è regolata più o meno sul carico di rottura, ci permette di continuare a recuperare e di far prendere al pesce solo quel poco filo necessario per mantenere sempre la lenza in tiro.
L'ultima delle tecniche che andiamo a vedere oggi è quella con il pellet wobbler, una sorta di galleggiante che entrando in acqua riproduce il rumore del feeder. Diciamo che è una tecnica che possiamo utilizzare quando con il sole alto le carpe nei carpodromi vengono a galla. La montatura è molto semplice, colleghiamo tramite una girella moschettone il pellet wobbler alla lenza madre e con una girella andiamo a collegare il finale. Effettuiamo l'innesco, in questo caso un chicco di mais. La pasturazione chiaramente viene effettuata a mano, solamente per riprodurre una sorta di rumore che porta le carpe a portata di lancio. Siamo giunti pian piano alla fine di questo nostro video, una bellissima mattinata di pesca con un superlativo numero di catture. È dura la nassa, con un superlativo numero di catture. Per la maggior parte carpe, ma anche qualche buon carasso. Quindi diciamo che in carpodromo, utilizzando le giuste tecniche e il giusto ritmo di lancio, ci si può sempre divertire. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!